stereoscopico, quindi per vedere le cose in tre dimensioni. E poi tutta la documentazione necessaria, ma comunque la documentazione adesso si può trovare su internet abbastanza facilmente. Però è meglio averla attraverso le pubblicazioni, perché sono in un certo senso più facili poi da consultare, perché a molte delle documentazioni, specialmente le recenti, su internet non le trovi. Trovi solo il nome e basta, non trovi altro nome.